Eccoci qua, buonasera dalla Merana Arena e buonasera anche a tutti gli ascoltatori di Radio Village Network e gli amici anche collegati con YouTube. Sì, allora questa è gara 3, finale 2021 del campionato di IHL, Merano che ha perso la prima partita con il risultato di 2-1 in casa alla Merana Arena. E Merano che poi ha vinto gara 2 a Caldaro con lo stesso risultato, sempre 2-1, quindi praticamente si è tutto resettato e adesso ci sono ancora le gare davanti, vediamo chi si porterà in avanti questa sera in questa serie best of 5. Le squadre stanno facendo il saluto e quindi ti ridò ancora la linea e poi dopo partirei con la radio cronaca. Eccoci qua, allora riprendo di nuovo la linea e le squadre sono schierate, comunque io come al solito parto con le formazioni delle due squadre e poi dopo andremo subito in diretta, in radiocronaca diretta. Allora andiamo con gli ospiti, il Caldaro schiera con il numero 1 il backup Alex Andergassen, con il 4 Florian Massar, con il 6 Luca De Donà, con l'8 Jonas Schöpfer, con il 9 Mattias Phil, con il 10 Maximilian Sölva, con il 12 Jonas Oberau, con il 14 Bastian Andergassen, con il 15 Lorenz Gruber, con il 16 Franz Erschbamer, con il 17 Michele Volkan, con il 20 Andreas Finazzer, con il 21 Rafael Felderer, 22 Juhani Marco Virtala, con il 26 Matteo Capuccio, con il 28 Simon Finazzer, con il 47 Simon Andergassen, con il 50 è titolare questa sera Daniel Morandel, con il 55 Teemu Sakari Virtala, con il 75 Patrick Jus e il 91 capitan Michael Felderer. Merano dalla parte sua schiera con il numero 6 Andreas Radin, con il 10 Mattias Elveger, con il 12 Thomas Mitterer, con il 13 Daniel Gelon, con il 19 Philip Beber, con il 23 Cristian Lombardi, con il 26 Alessio Stabon, con il 31 il backup Lorenzo Marinelli, con il portiere titolare stasera, con il 47 David Föstl, con il 50 Cristian Borgatello, con il 60 Ivan Doliana, con il 61 Sebastian Thaler, con il 63 Christian Verza, con il 68 Pierre Victor Alström, con il 71 capitan Luca Ansoldi, con l'81 Michal Juszak, con l'86 Erik Oskar Alström, con il 94 Mattia Cassiba e il 98 Fabian Platzer. Unico assente della partita di questa sera è Stefan Kobler, che ha rimediato una giornata di squalifica per i 2+10 che ha preso in gara 2 a Caldaro. Partita iniziata da 1 minuto e 14 secondi, risultato ancora di 0-0 e si parte subito con un ingaggio alla sinistra di Morandel. Finazzer e Mitter vince il meranese, ma poi si fa soffiare il disco, però adesso il disco che finisce sulla stecca di Andreas Radin, che lancia in profondità ancora Platzer che gira dietro la porta, vediamo se riesce a servire qualcuno, gli passa il disco di nuovo a Mitter che poi lo lascia per Thaler, c'è una carica e ancora il numero 17 Volkan che cerca di ributtare fuori il disco, ma disco che rimane nel terzo difensivo ancora del Merano, con Thaler che lo fa girare, Radin sulla blu che lo riprende e c'è un intercetto da parte di Finazzer con il numero 28 che ributta il disco nel terzo difensivo del Merano. Riparte di nuovo l'azione del Merano però con Platzer che si porta sull'auto di sinistra, tiro e c'è un tiro che va a schiantarsi sulla traversa e esce dall'altra parte, adesso è Sölva che sul capovolgimento di fronte va davanti alla porta e tira, ma il blocker di Thomas Tragust ferma tutta l'azione e riparte di nuovo il Merano ancora con il numero 94 Cassiba che poi passa il disco verso Doliana e poi se lo fa ripassare, ma nulla di fatto, ancora adesso Gellon che va a interferire un pochino, ma è Oberau che adesso rimette un po' di pace, cerca di servire Andergassen
e che poi lascia il disco a Giusto, ma Giusto non riesce a trovare lo specchio della porta, e Merano che riparte di nuovo dal proprio terzo difensivo. C'è un'interposizione da parte di Felder che però riesce a passare il disco a Giusto, e c'è Andergassen che va a dare un po' di fastidio. C'è Jushak che ributta fuori il disco, almeno ci prova, rimane ancora lì, ancora Bastian Andergassen che non riesce a servire niente. Adesso è Giusto, nessuno volevo dire, e quindi Giusto che fa un po' del suo e passa di nuovo a Felder che tira, e c'è la parata in due tempi, anzi doppia parata da parte di Thomas Tragost, e disco che adesso viene ricacciato in zona neutra. C'è il cambio delle linee da parte del Merano, però ancora Caldaro che riparte. Adesso però è Luca Ansoldi che va a riprendersi il disco, che passa un bellissimo disco verso Alström che lo ributta dentro, ma è Virtala con il 55 che non riesce a che glielo riporta via. Adesso è Capitan Felderer che, nonostante sia attaccato dal fratello l'altro fratello Alström, fa suo il disco e cerca di venire in avanti. Adesso è di nuovo Virtala che poi passa all'altro fratello Virtala e viene giù sull'auto di sinistra, trova qualcuno al centro, c'è un intercetto da parte di Borgatello che non riesce però a buttare via il disco. Adesso è Felderer ancora che fa girare bene il disco verso De Donà, tiro, e c'è la rete di De Donà, una bellissima rete, un po' forse coperto Thomas Tragust in questa occasione, e quindi disco che si infila in buco 1 se non ho visto male. E quindi Caldaro che passa subito in vantaggio quando sono stati giocati 3 minuti e 47 secondi dall'inizio del primo drittel, e il risultato è cambiato qui alla Merana Arena. Mi sono ancora dimenticato di salutare Claudio Rier, che anche questa sera sarà con me alla conduzione e mi darà i consigli per questa radio cronaca. Quindi Claudio, errore del Merano su questo gol. Sì, è stato un bellissimo passaggio di Virtola nel high slot della parte alta davanti alla porta. Sicuramente l'ala d'altra parte non ha guardato il suo uomo, ma è stato un bellissimo passaggio, devo dire. È proprio un tiro da cecchino da parte del giocatore del Caldaro, quindi di De Donà, che ha preso proprio l'angolino in alto alla destra. No, imparabile per sia Thomas. Sia il passaggio Travis, che anche l'esecuzione del tiro era perfetta. Ripreso nel frattempo il gioco dopo il face off a centropista con Mitterer che adesso ributta verso Platzer che è entrato nel terzo difensivo, gli ripassa di nuovo il disco ma viene attaccato di nuovo da Felderer che però perde poi il disco, ed è Weber adesso che va a riprendersi il disco con Platzer che cerca di entrare nel terzo difensivo ma viene ributtato di nuovo fuori da Selva, anche Selva che poi butta dietro addirittura la linea di porta di Thomas Tragust, e quindi fa ripartire di nuovo l'azione il Merano che esce fuori con Weber di nuovo e Elbeger che non riesce a rendere il disco, ed è Oberauk per il Caldaro che fa ripartire di nuovo l'azione, lancia in profondità ma Edoliana sembra il primo ad andare sul disco con l'aiuto anche di Lombardi che però non riesce a buttare fuori il disco, e c'è un tiro sulla blu però senza grosse pretese da parte, se non sbaglio, di era il giocatore, non sono riuscito a vederlo. In ogni caso Merano che cerca di ributtare fuori il disco, ci riesce in questo momento con Schiff che poi lancia verso il numero 17 Michele Volkan che ributta dentro in profondità, e Merano che fa ripartire di nuovo l'azione con Borgatello che poi passa verso Cassiba, se non sbaglio, no chiedo scusa, era Verza che lancia in profondità, va a cambiare, e Merano che rimane in attacco, sono solo due giocatori con Mitterer e Platzer che adesso però non riesce ad agganciare il disco, e il disco che ritorna in zona neutra proprio di nuovo sulla stecca di Platzer che lancia in profondità Mitterer, ed è Volkan alla rincorsa ma è proprio ancora il meranese Alström che va a prendersi il disco. Vediamo Mitterer che adesso lo fa girare bene, vediamo c'è Stablon piazzato sulla blu, non viene servito, ed è Volkan che ributta di nuovo fuori. Molto aggressivi i giocatori del Caldaro in questo momento, aggrediscono proprio tanto con parecchie cariche, quindi rendono un po' difficile anche il gioco ai padroni di casa, ed è Volkan ancora che esce fuori, passa verso Capitan Felderer che non riesce ad agganciare, e Merano che adesso riparte dall'out di destra, tiro di Borgatello, una sassata che però non trova lo specchio della porta, e quindi disco che si ferma sulle reti di protezione, si deve riprendere con un ingaggio. C'era un fuorigioco e quindi nulla di fatto, si deve riprendere con un ingaggio, un face off davanti al penalty box del Caldaro. Alström che va all'ingaggio, lo vince, poi disco sulla stecca di Föstl,
Hoffest che lancia in profondità, cerca di vedere se Luca Ansoldi arriva dall'altra parte, e così succede. Tiro bellissimo, una bella azione centrata da parte dei due fratelli Alstrom, che si sono intesi benissimo, ma non sono stati abbastanza fortunati a ribadire in porta. Adesso è ancora Morandel che prende il disco, tiro adesso, intercetto ed è palo di Alstrom, un po' sfortunato questa volta, però l'azione era stata bene, un disco rubato veramente bene dietro la porta di Morandel. Adesso ancora Luca Ansoldi che tira, e c'è il Finazzer con il 28 che si piazza davanti al disco e quindi blocca tutto, e disco che adesso finisce sulla stecca di Radin dietro alla gabbia di Thomas Tragost. Riparte di nuovo l'azione con il numero 6 Radin, vediamo chi riuscirà a servire. Serve in profondità e non riesce però a fare niente di particolare, ed è Oberau che va a recuperare, passa verso Undergassen, ancora Oberau che cerca di girare dietro la porta, ma c'è un'ottima interposizione da parte del giocatore del Merano, e però disco che si spegne in zona neutra con il Caldaro che va a riprendere con Bastian Undergass davanti e tira direttamente, e si è trovato davanti alla porta di Thomas Tragus de Sole, quindi si va a segnare, e il risultato è cambiato di nuovo qui alla Merano Arena, 2-0 per gli ospiti. Un errore difensivo, Claudio, ma diciamo che è stato un bellissimo passaggio del terzino Virtala, che ha beccato proprio il giocatore in mezzo ai due terzini che stavano guardando più sulle ali col centro abbastanza aperto. Adesso ho visto che McKay ha preso un time out, però Merano non sta giocando male, per quello hanno preso. Infatti, come diceva Claudio Rier, Merano che adesso ha preso un time out, ha richiamato un po' all'ordine coach McKay i suoi giocatori, vediamo un attimino se riuscirà a rimettere in sesto questa cosa, perché prendere due pezzi in così breve tempo non è proprio sinceramente il massimo per una gara 3. Suona la sirena per la fine del time out, sono da giocare ancora 12 minuti e 12 secondi qui alla Merano Arena, e il risultato, come dicevo pochi secondi fa, è cambiato ancora, ospiti in vantaggio per 2-0 sui padroni di casa. Pronto al face off Mitterer con Finazzer, vediamo chi dei due riuscirà a vincere l'ingaggio. Un po' nervosi tutti e due vogliono vincere questo ingaggio. Lo vince il Meranese, che poi passa verso Platzer che poi viene contrastato. Poteva esserci anche qui una penalità, ma non per sgambetto da parte di Felderer, ma niente di fatto. Ancora Merano che fa girare il disco in zona neutra, adesso è Borgatello con la sulla stecca che passa poi a Stablum, che cerca di servire icing in profondità, e c'è una icing, come giustamente ci fa notare Claudio Rier, e quindi si deve riprendere con un ingaggio alla sinistra dell'estremo difensore meranese. Merano sì che non sta giocando male, Claudio, però mi sembra un po' in bambola. È stato, ad esempio, c'è la prima linea, che il Caldaro soffre molto, la prima linea del Merano che si era fermata abbastanza un bel po' di tempo nella loro zona, e anche la linea con Dimitri alla seconda linea fa buona pressione. Ci sono state queste due occasioni, diciamo così, uno da un passaggio dall'angolo, e questo è veramente un bellissimo passaggio di Virtala, che ha beccato proprio perfettamente quei terzini quasi fermi e l'attaccante che è arrivato in velocità, che è tagliato dentro al centro. Altro non poteva fare che seccare Thomas Tragust, incolpevole, perché insomma si trova un 1-1 davanti. Tiro adesso davanti alla porta, c'è uno sgambetto, mi sembra involontario, da parte di Morandel con la stecca verso Platzer, ma non mi sembrava niente di cattivo, infatti non è successo niente, e quindi gioco fermo. Disco che è finito sotto il guantone, mi sembrava di Morandelle, quindi si deve riprendere, ma però ci sono, vedo, delle penalità. Sì. Allora Virtala con il 55 e Sebastian Thaler con il 61, forse a gioco fermo si sono scambiati degli auguri, molto probabilmente, anche se la Pasqua è già passata, e quindi vediamo se sarà un 2 più 2 o solo 2 minuti, probabilmente per reciproche scorrettezze, Claudio. Io non ho visto la mimica. Penso anch'io, 2 minuti. Saranno solo 2 minuti. Non ho visto la mimica degli arbitri. Sta di fatto che sono 2 minuti a testa, sia per il numero 61 Thaler che per il numero 55 Virtala
del Caldaro. Mi sono dimenticato di dire ancora la quaterna arbitrale di gara 3 di questa sera, che è composta da Andrea Mosquen e Simone Soraperra, coadiuvato dai linesmen Alexander Viest e Lucas Fleischmann. Ripreso intanto il gioco, disco nel terzo difensivo del Merano che adesso viene fuori in zona neutra con Alstrom, passa al fratello, ad Oscar Alstrom, che cerca di servire di nuovo il fratello, ma niente di fatto, ed è il giocatore con la maglia numero 28, Finazzer, che serve in avanti, ma recupera il disco in zona difensiva Radin che poi passa a Borgatello che proverà il tiro, tira direttamente Borgatello, ma ci mette una pezza e anche il gambale Daniel Morandel, e su rebound i suoi ragazzi sono più veloci a portare fuori il disco, però è ancora adesso Radin che va a recuperarlo, si riporta in zona difensiva ed è Yushak adesso che fa uscire bene il disco con Ansoldi dall'altra parte. Una linea un po' particolare questa qui del Merano in questo momento, e c'è uno sgambetto, e adesso qui sicuramente mi sa, e purtroppo Christian si è fatto male, perché è la gamba che di solito ha problemi, speriamo non sia niente di grave. Comunque 2 minuti di penalità al giocatore del Caldaro per sgambetto. Arbitro Mosquen non ha avuto dubbi, ha alzato subito la mano, e quindi vediamo chi è il secondo giocatore che si è già portato in panchina. Vediamo se ci daranno il numero 17, che è Michele Volkan, che per 2 minuti è in panca puniti. Quindi ci sarà 2 minuti, anzi 1 minuto ancora in 4 contro 3, e poi ci sarà ancora 58 secondi di 5 contro 4. Merano che vince l'ingaggio, fa girare il disco con Borgatello, prontamente rientrato sul ghiaccio. Vediamo, tira direttamente una sassata che viene respinta da Morandel, però Merano che ancora riprende il disco, ancora Borgatello sulla blu. Vediamo se ci prova di nuovo a tirare. No, non tira questa volta. Adesso è Radin che tira, e c'era forse Luca Ansoldi sulla sinistra abbastanza libero, che poteva essere servito. Adesso è Virtala che però esce fuori dal proprio terzo difensivo, passa al compagno di squadra, che però non riesce a tenere il disco sulla propria stecca, ed è Luca Ansoldi adesso che riparte, rientra nel terzo difensivo del Caldaro. Adesso ancora Borgatello, vediamo se proverà a tirare, tentativi di deviazione, ma di un soffio non c'è stata la deviazione in porta di Luca Ansoldi. Però ancora Merano in possesso del disco con Borgatello che tira direttamente su Luca Ansoldi. Luca Ansoldi che adesso si ferma dietro la porta, ancora 8 secondi di superiorità numerica per il Merano, e poi dopo si giocherà in 5 contro 4. Tiro adesso di Borgatello che però non trova lo specchio della porta, ma ancora Borgatello in possesso del disco, c'è la deviazione, e anche questa volta qua Alstrom non riesce a trovare lo specchio della porta perché il disco salta sopra la traversa, e quindi nulla di fatto, e Caldaro che esce fuori di nuovo dal proprio terzo difensivo con Borgatello che però si intercetta il disco, passa verso Thaler che poi passa ad Alstrom, e c'è un altro tiro di Alstrom e ancora il blocker di Morandel che blocca tutto, e disco che adesso finisce nel terzo difensivo del Merano che adesso è al completo, ancora 28 secondi di power play per i padroni di casa con Mitterer che poi passa a Thaler che gli ripassa di nuovo il disco, trova ancora il giocatore con la maglia numero 61 al centro, adesso è Yushak che poi passa a Radin ancora Yushak, sono nel terzo difensivo i giocatori del Merano, ancora Radin, tiro direttamente in porta con tentativo di deviazione di Mitterer, ma niente di fatto, e ancora Caldaro che viene fuori con Andergassen che lotta, ma è praticamente da solo, si fanno sotto in due i giocatori del Merano, e riparte di nuovo l'azione con Mitterer che sull'out di destra viene attaccato da Finazzer che non lo molla e gli riporta via il disco, una carica ai danni di Finazzer con Gellone adesso che subisce a sua volta lui una carica dal numero 28, anche lui Finazzer, e Caldaro che riparte di nuovo dal proprio terzo difensivo, però deve rientrare con Mattia Cappuccio che perde il disco, ed è Mitterer adesso che cerca di avvantaggiarsi, ma Gellone va poi a dargli una mano, ma adesso è Finazzer con il numero 20 che fa ripartire di nuovo l'azione con Felder che tentava di essere servito, ma disco che è ritornato nel terzo difensivo. Vediamo adesso Berza che tira, ma non c'è c'è ancora la stecca di Morandel che ferma tutto. Adesso è ancora Doliana che fa girare il disco, lo perde
quasi davanti alla porta. Adesso è ancora Finazzer con il 28 che fa ripartire di nuovo l'azione. Bella ancora l'azione, se veniva era un bellissimo passaggio verso Selva, ma Merano che rientra nel terzo difensivo, ancora Selva però che va a riprendere il disco e fa un po' tutto da solo, cerca di servire Felder il capitano, ma non riesce, ed è ancora Selva che va a tentare di dare un po' di fastidio con Felder che si mette in mezzo, ma disco che finisce ancora sulla stecca di Volkan che lo va a riprendere alla fine della, della pista ghiacciata, con il numero 8 Jonas Schöpfer che fa ripartire adesso l'azione con Virtala, Virtala che poi passa a Dedonà che tira, però stavolta c'è la parata in due parate di Thomas Tragost, stavolta ottimamente piazzato, quindi non si è fatto abbindolare dal tiro. E adesso Merano che riparte di nuovo dal proprio terzo difensivo, passa verso Borgatello che ferma il disco sulla blu, cercava di servire Luca Ansoli, ma è Dedonà che intercetta e Dedonà fa ripartire di nuovo l'azione, un lancio profondo che serve solo a far sì che i giocatori del Caldaro vadano a cambiare la propria linea, e adesso riparte di nuovo il Merano con Stablum che poi serve dall'altra parte a Platzer, ma c'è una situazione di fuorigioco, purtroppo Platzer è partito quel attimino prima e quindi si è ritrovato in fuorigioco, però non è stato fortunato, non è stato graziato dal line, diciamo così. Adesso anche il Merano sta continuando ad andare a quattro linee, il Caldaro invece sta andando a tre linee. Come avevo detto anche prima, il Merano non sta giocando male, se si considera che hanno preso una traversa e un palo anche nei primi minuti, perciò E tiri in porta ce ne sono stati. Sì. Merano adesso che con Gellon viene fuori da solo, tiro direttamente, c'è la deviazione, disco che finisce sulle reti di protezione e quindi gioco fermo di nuovo, e ci sarà un ingaggio molto probabilmente alla sinistra, anzi alla destra di Daniel Morandel. 5 e 55 da giocare qui alla Merano Arena. 2-0 il risultato per gli ospiti del Caldaro, e si riprende con un face-off. Alstrom da una parte e dall'altra parte mi sembra Finazzer con il numero 20, se non ho visto male. Vince il Meranese, era Bastian Andergassen, chiedo scusa. Vince il Meranese l'ingaggio, però tiro ancora e c'è una deviazione da parte di Morandel sopra la porta, ancora però Merano che va a riprendersi il disco con Stablum che poi passa a Borgatello che cerca di lanciare in avanti Alstrom con Luca Ansoldi a rimorchio, e Bastian Andergassen che va a riprendersi il disco che però adesso finisce lungo tutta la balaustra e fa ripartire di nuovo l'azione del Caldaro con Virtala che poi passa a Jus che tira, ma c'è il blocker di Thomas Tragust e quindi niente di fatto, e adesso è Massar che va a riprendersi il disco nel proprio terzo difensivo e fa ripartire l'azione dei suoi compagni con Thaler che va ad attaccare Finazzer direttamente, e ancora l'altro Finazzer che va a riprendersi il disco, lo lancia in profondità, ma c'è una posizione di offside da parte del Caldaro e quindi si deve riprendere con un ingaggio alla destra di Morandel. Mi sembra che si stanno piazzando tutti lì. Sì, 5-0-5 ancora da giocare per la fine del primo dritto, il 2-0 per gli ospiti. Lombardi da una parte e Finazzer, se non sbaglio, dall'altra parte per il face-off. In questo momento è effettuato il face-off, rimane un po' lì il disco, però il più veloce adesso è Doliana che va a riprendersi il disco con Juszczak che lo prende e lo prende in mano e lo passa verso Lombardi che cercava di servire il numero 13 Gellon, ma non è riuscito a non ha capito forse l'intenzione Gellon che gli avrebbe passato il disco. Adesso riparte però ancora il numero 23 del Merano con Juszczak servito da Lombardi e Gellon che va a riprendersi il disco, ma Finazzer niente da fare, non molla e quindi rispinge il disco fuori, anche se poi dopo viene ributtato nel terzo difensivo. Caldaro che adesso riparte con Volkan che poi passa a Finazzer che lancia il disco in profondità per un alleggerimento, ed è Radin il primo che si ferma dietro la porta di Thomas Tragust e fa ripartire di nuovo l'azione con Mitterer che serve dall'altra parte verso Fessel. C'è un intercetto di Dedonà, ma non è servito a molto, il disco che è ancora finito sulla stecca di un giocatore del Caldaro con Felder che poi va a riprenderselo, e ancora Platzer che passa poi a Mitterer che serve verso il centro, verso Platzer che fa tutto da solo, proverà a tirare e c'è ancora l'ottima parata da parte di Daniel Morandel che ha seguito proprio il giocatore con la maglia 98 del Merano e praticamente gli ha impedito di buttare il disco in porta. Ancora Merano che riparte di nuovo con Radin che serve direttamente in profondità, ma c'è una posizione di fuorigioco, quindi tutti i giocatori del Merano escono e riparte
Bastian Andergassen, che passa poi a Finazzer, sempre nel terzo difensivo del Caldaro, quindi si ferma dietro la porta difesa da Morandel e fa ripartire l'azione. Tiro in profondità che poi vede solo l'intercetto da parte di Philip Weber. Adesso c'è una posizione di fuorigioco, e c'era tutta, perché Oscar, se non mi sbaglio, era completamente in fuorigioco, anche se il disco era stato intercettato dal fratello Victor, ma niente di fatto, e quindi si deve riprendere con un ingaggio alla destra di Thomas Tragus. Ho visto un Merano abbastanza sta reagendo molto bene. Il Caldaro sta cercando di fare questi passaggi lunghi per smarcare l'uomo alto, diciamo così, cercando di saltare questo forechecking del Merano. Questa è una grande occasione adesso, doppia occasione, doppia. E specialmente con questi passaggi lunghi sulla seconda linea blu, o vanno dei passaggi in diagonale che tagliano un po' tutti, tagliano il gioco tra gli attaccanti del Merano e i terzini, questa fetta in mezzo, cercano di eliminare, di eliminarla, certo. E ogni tanto vedo che hanno anche l'uomo molto alto. L'uomo alto, o fanno il passaggio dritto, esatto, o fanno un passaggio in diagonale per tagliare un po' questi tre uomini che fanno forechecking e i due terzini, infatti, che sono un po' distanti tra di loro. Merano che adesso vince l'ingaggio con Föstl, che poi dopo viene buttato a terra. C'è una penalità ai danni di un giocatore, mi sembra, del Caldaro, e questa volta è Felderer, se non mi sbaglio, che si sta portando in penalty box. Aggancio con il bastone, la mimica dell'arbitro è abbastanza eloquente, e quindi per due minuti ci sarà un power play a favore del Merano. Ovviamente adesso vediamo se Coach McKay mette dentro subito la prima linea o fa giocare alla seconda. E la prima è sul campo, prima li fa riposare, faranno 30-40 secondi e poi arriverà la prima linea. Infatti Thaler che riesce a prendere il disco, che poi lo passa a Mitterer che lo fa girare verso Radin, vediamo se serve Weber o proverà il tiro, lo serve in questo momento sull'out di sinistra, vediamo cosa vuole fare, serve direttamente Thaler che gli ridà di nuovo il disco, parapiglia davanti alla porta, ancora su rebound, nessuno riesce ad approfittarne, e quindi disco che si spegne di nuovo in zona difensiva del Merano, con Tragust che esce di nuovo e serve direttamente Andreas Radin, che fa un errore, si lascia portare via il disco da Giusto, ma poi dopo ci mette una pezza Luca Ansoldi e va a riprendere il disco, passa poi verso Borgatello che passa poi verso Luca Ansoldi sull'out di sinistra, c'è Jushak pronto a centropista, anche Alstrom e anche lì è pronto, vediamo se ci proverà direttamente. Parata, bellissima parata da parte di Daniel Morandel su botta sicura di Alstrom, veramente sugli scudi Daniel Morandel questa sera. Ancora Borgatello comunque che fa girare bene il disco, ancora Alstrom, Luca Ansoldi, Borgatello, Jushak, tiro di Jushak, che questa volta ci mette anche il casco Daniel Morandel e para di nuovo, e disco che finisce di nuovo nel terzo difensivo del Merano con Luca Ansoldi, Jushak che sono rientrati di nuovo nel terzo difensivo del Caldaro, con Borgatello che tira direttamente, ma c'è adesso la gamba di De Donas, se non mi sbaglio, che blocca tutto, infatti è così. Ancora tiro di Borgatello che passa veramente a qualche centimetro dal palo della porta difesa da Morandel, adesso però Merano che cerca di mantenere possesso di disco, errore adesso ed è De Donà che parte con un'azione tutto da solo, passa poi a Finazzer che tira, però questa volta c'è la parata di Thomas Tragus che si accartoccia sul disco e in due tempi poi blocca tutta la situazione. Ancora 20 secondi di power play per il Merano, quando sono da giocare ancora 1:19 alla fine del primo dritter, e il risultato, come detto prima, è ancora avvantaggia gli ospiti per 2-0. Virtala l'ingaggio, vince l'ingaggio, passa poi all'altro Virtala, tiro direttamente, ma c'è Radin che blocca con il corpo il disco, e adesso è Thaler che cerca di far riuscire l'azione, ancora Radin che parte adesso probabilmente da solo, serve Mitterer al centropista, Mitterer che fa un po' tutto da solo, lancia in profondità, cerca di servire e serve dall'altra parte Platzer che poi gli ridà di nuovo il disco, ancora Mitterer verso Radin, vediamo se Radin proverà a tirare, no, ha perso l'attimo buono, tiro direttamente di Radin, ancora un po' di parapiglia davanti alla porta, e adesso è Felderer che fa ripartire di nuovo l'azione dei suoi, che non riescono a concretizzare, ed è Thaler che ributta di nuovo il disco nel terzo difensivo con il numero 28, Simon Finazzer, che cerca di
venire fuori, serve dall'altra parte verso Capitan Felderer, che però preferisce andare a cambiare e lascia il disco nel terzo difensivo del Merano con Platzer adesso che aggancia, ma è Massar che si riprende di nuovo il disco ed è Oberach in questo momento che va alla rincorsa nel terzo difensivo del Merano del disco, ma riparte di nuovo il Merano con Radin che lancia sulla stecca preciso di Gellon, ma non riesce a mantenere il possesso del disco il numero 13. Adesso è Jushak che va a dare un attimino una mano, adesso è Lombardi che serve in avanti, lottano davanti e in questo momento c'è la sirena che decreta la fine del primo dritter. Quindi qui dalla Merana Arena con il risultato di 2-0 si chiude il primo dritter e io ridò intanto la linea allo studio e ci sentiamo fra circa un quarto d'ora.
Eccoci qua, ben ricollegati, quasi proprio sul un errore difensivo, c'era subito un gol, ma proprio ci ha messo una pezza Cristian Borgatello, fortunatamente. Comunque partita iniziata da 45 secondi in questo momento. Stefano, ti correggo, prima persa dal Merano, seconda vinta fuori casa dal Merano. Nessun problema, comunque non cambia niente assolutamente. Bene, riprendo la linea anche per gli amici di YouTube, comunque l'ok sempre su Radio Village Network, che fa la differenza, che è la radio che segue la IHL e ha seguito tutta la stagione e sta seguendo anche queste gare finali, grazie a Radio Village Network che ci dà la possibilità di poter seguire l'ok in diretta. Riparto di nuovo con la radio cronaca qui dalla Merano Arena. Sono passati un minuto e 12 secondi, risultato che non è cambiato, come alla fine del primo dritto, il Caldaro sempre in vantaggio per 2-0. C'è un ingaggio adesso alla sinistra di Daniel Morandel con Radin che tira direttamente, c'è il tentativo di deviazione di Lombardi che però non riesce a trovare lo specchio della porta, ma ancora Föstl adesso che cerca di far girare bene il disco con Alström con Lombardi che poi ripassa di nuovo disco a Victor Alström con l'altro. È stata un po' cambiata la prima linea, mi dà l'impressione, perché c'è Lombardi al posto di Luca Ansoldi, sì. Infatti, comunque si lotta in balaustra, adesso c'è una penalità ai danni di un giocatore del Caldaro, le braccia dei due capi arbitri sono tutte e due alzate, mi sembra che sia il numero 4 che deve andare a portarsi in penalty box, vediamo, sarà la mimica, forse carica scorretta o qualcosa di questo genere, quindi Merano che usufruirà per i prossimi due minuti di un power play, vediamo la motivazione solo dell'arbitro, due minuti per colpo o carica, ha fatto questo segno con la mano, quindi numero 4 Florian Massar fuori per due minuti, quindi Merano che usufruirà adesso del power play. Adesso c'è un po' di confusione, i giocatori hanno cambiato forse troppo tardi, capo arbitro non ha avuto dubbi, ha rimandato indietro i giocatori, però non si sono capiti. In ogni caso adesso pronti tutti per l'ingaggio, power play per il Merano, Alström pronto per l'ingaggio alla sinistra di Daniel Morandel, lo vince ma poi perde il disco ai danni di Finazzer che se lo porta dietro la porta, cerca di lanciare Felderer, ma Felderer non lo aggancia ed è Borgatello che rientra nel terzo difensivo della propria area e fa ripartire di nuovo l'azione verso Alström che poi entra nel terzo difensivo del Caldaro con Luca Ansoldi che va a riprendersi il disco dietro la porta, ancora Alström che passa poi verso Borgatello che tira direttamente, c'è la deviazione, il disco che è passato di un non niente a Morandel completamente battuto. Comunque c'è ancora un altro tiro da parte di Borgatello e ancora Daniel Morandel che si accartoccia sul disco, ferma di nuovo l'azione, ma disco che veramente ha rischiato sull'azione precedente di finire in porta perché era completamente dall'altra parte all'estremo difensore del Caldaro, quindi occasione sfumata per il Merano in questa occasione, in questo momento. Comunque si riparte con un ingaggio alla sinistra di ancora di Daniel Morandel con Alström e Virtala che non vince l'ingaggio, e Jushak che adesso va a riprendersi il disco, passa di nuovo verso Oscar Alström che poi passa verso Borgatello che gira il disco dall'altra parte verso Luca Ansoldi che cerca di servire Jushak ma non riceve il disco, e Caldaro che riparte con Virtala ma c'è una stecca alta e quindi gioco che si deve fermare di nuovo. Claudio, mi sembrava stecca alta, sì, sì c'era, sì, tutto vero? Questa okay. c'era, si è buttato in avanti il disco con la stecca alta. Con la stecca alta. Infatti, modello tennis. Quindi ingaggio ancora alla destra di Daniel Morandel, vediamo, questa volta si porta Mitterer, mi sembra, pronto sul disco d'ingaggio, e Bastian Andergassen pronto dall'altra parte per il face off. Vince di nuovo il Meranese con disco che finisce sulla stecca di Radin che poi lancia in profondità verso Platzer che si ferma dietro la porta, poi ripassa il nuovo disco a Mitterer che poi lo passa di nuovo a Radin di nuovo Mitterer, Radin che tira la sassata che passa abbastanza lontano dalla porta difesa da Morandel, ma Merano ancora che cerca di mantenere il disco nel terzo difensivo del Caldaro, sempre ancora con Thaler che poi passa verso Radin gli restituisce di nuovo il disco, disco su stecca Mitterer, Radin e poi Beber dall'altra parte che nel frattempo ha cambiato tiro direttamente, c'è ancora il gambale da parte di Daniel Morandel, però azione non ancora finita, Merano che sta spingendo, sta tenendo il Caldaro nel proprio terzo difensivo, e adesso ci mette una pezza il numero 28 Finazzer
che lancia il disco direttamente sulla stecca di Thomas Tragost. Adesso disco che viene lanciato nel terzo difensivo del Caldaro, non c'è un tocco, quindi non c'è un icing ed è un errore adesso, ma non riesce ad approfittarne nessuno. Adesso è Capitan Felderer che cerca di venire in avanti, ma il Borgatello ci mette una pezza con Virtala ancora che va a dare un po' di fastidio, e riparte di nuovo il Merano con Gellon che cerca di lanciarsi praticamente da solo con Mattia Cappuccio che subisce una carica. Ancora Jushak che va a prendersi il disco con Capitan Felderer che però glielo porta via al volo, e riparte di nuovo il Caldaro con Virtala che poi passa a De Donà passa all'altro Virtala. Vediamo se tenterà il tiro, tira direttamente e ci mette veramente tra blocker e pinza da presa, ferma il disco l'estremo difensore del Merano, e quindi ancora un ingaggio alla destra proprio di Thomas Tragost. Bei minuti intensi, no, il power play, il power non è stato giocato male, un po' di sfortuna, ha avuto alcuni tiri, esatto. Con queste deviazioni, con questi due uomini davanti alla porta ci può stare. Sfortunatamente non è entrato, infatti, il disco. Massar che adesso ributta il disco nel terzo difensivo dietro alla porta, e adesso ci sarà probabilmente una liberazione vietata. No, c'è stato un tocco, dice il linesman, e quindi niente liberazione vietata. E Caldaro che va a riprendersi il disco, passa direttamente con un'azione smarcante verso Silva, però questa è viziata da un icing e quindi si deve riprendere con un ingaggio alla destra di Daniel Morandel. Tutti pronti o quasi, no, vanno prima a cambiare le linee i giocatori del Merano. Di nuovo la prima linea sul ghiaccio, mi sembra. Adesso ha un po' cambiato la difesa, Stablum e Borgatello, mi sembra. Sono sempre loro. Okay. Solo in power play. Ah, cambia. C'è Luca Ansoldi in difesa con Juszczak davanti. Ok. Alström che tira direttamente, ancora un'altra deviazione, ma il disco che non vuole finire direttamente in porta. Adesso è Borgatello che proverà a tirare, ancora un'altra parata di Daniel Morandel. Veramente prende tutto questa sera l'estremo difensore del Caldaro. Tiro adesso direttamente e c'è ancora una presa plastica da parte di Daniel Morandel che ferma il disco su tiro a botta sicura di Alström. Veramente bello il tiro. Io che ho la fortuna di poter vedere il replay qua sul mio monitor, vi posso dire che è stata una parata veramente distinta, e il guantone è finito proprio nel momento giusto dove doveva essere. Tiro adesso ancora del Merano sul ingaggio vinto del Merano da parte di Jushak, ma disco che non vuole uscire dal terzo difensivo del Caldaro. Lo fa in questo momento con Andergassen che poi cerca di servire giusto, ma è Merano che riparte di nuovo con Gellon che fa un po' tutto da solo, gira dietro la porta. Jushak va a dargli una mano ma perde l'attimo buono, e adesso in questo momento disco sulla stecca di Doliana che lancia verso il centro, ancora verso Lombardi, ma non riesce ad agganciare, e adesso disco che finisce di nuovo fuori. No, c'è Fusti che va a riprenderselo nel terzo difensivo. Adesso al momento disco è finito in zona neutra con Radin che va ad arretrare un pochino, cerca di lanciare qualcuno in avanti, ma è ancora Bastian Andergassen che va a riprendersi il disco, passa verso Cappuccio dietro la porta, Mitterl si fa sotto, adesso c'è il numero 71 Jus che non riesce ad agganciare il disco, ed è Fössl che ci mette una pezza e fa ripartire di nuovo l'azione con Radin Mitterl che non aggancia il disco, però ancora Radin che cerca di ributtarlo in avanti, ma ci sarebbe stata una posizione di fuorigioco, ma Mitterl rientra e riparte dentro da solo, e al momento invece c'è proprio Alström che si trova in posizione di fuori, Platzer che si trova in posizione di fuorigioco quando era entrato in zona difensiva Mitterl, e quindi gioco fermo. Veramente Morandel sugli scudi questa sera sta facendo i miracoli, purtroppo per il Merano, però insomma è bello anche vedere giocare bene i giocatori, soprattutto il portiere quando para dà tutta un'altra sicurezza alla squadra. Caldaro che riparte di nuovo con un'azione con Virtala che cerca di servire qualcuno ma non ci riesce, il più veloce adesso, il più lesto è Weber che va a riprendersi il disco, lo ferma dietro la porta, fa ripartire poi di nuovo verso Alström che però non riesce a venire in avanti, e ancora di nuovo azione sulla stecca di
Weber, Weber che fa partire Borgatello, lancia verso Alström, Alström che non aggancia il disco, adesso c'è forse una situazione di fuorigioco, disco che finisce dal esce dal terzo difensivo del Caldaro ed è Borgatello che va a riprenderlo e lo riporta in avanti passando a Weber, Weber che poi passa verso Oscar Alström, Alström che poi cerca di lanciare in profondità Luca Ansoldi, Luca Ansoldi che cerca di prendersi il disco, ancora Merano con Alström e ennesima parata da parte di Daniel Morandel. Daniel Morandel che non ha giocato gara, né gara 1 e neanche gara 2 ed è stato schierato solo questa sera per questo best of 5 di finale 2021 di Ice Hockey League. Veramente una gran bella parata sugli scudi proprio l'estremo difensore del Caldaro. Jushak all'ingaggio insieme con Finazzer, Finazzer che mantiene il possesso del disco, non riesce a portarglielo via. Jushak ci riesce in questo momento, però c'è un fischio arbitrale e probabilmente ci sarà un aggancio con il bastone ai danni di un giocatore del Merano, mi sembra proprio Jushak, il numero 81, Jushak, che va ad accomodarsi in penalty box. Questo non ci voleva perché Merano che stava spingendo veramente forte in questo periodo, in questi minuti, e quindi nulla da fare. Merano che giocherà adesso per i prossimi due minuti in penalty killing e ovviamente Caldaro che ha messo sul ghiaccio la sua prima linea, se non sbaglio, Claudio, correggimi, no? No, no, è la seconda linea. Seconda linea, meno male che ci sei Claudio, assolutamente. Riparte di nuovo il Merano, comunque ingaggio vinto che è un Festl che butta il disco nel terzo difensivo del Caldaro ed è Morandel che esce dai propri pali e cerca di servire, anzi lo fa in questo momento, serve Felderer, Felderer che poi lascia il disco in avanti ancora per Finazzer, Finazzer che viene giù sull'out di sinistra sotto la nostra postazione e si porta in attacco, però viene ancora attaccato da Cristian Borgatello, Borgatello che poi lascia il disco e Festl fa rotolare il disco lungo tutta la pista ghiacciata e finisce addirittura sulla stecca di Daniel Morantel che fa ripartire poi i suoi compagni. Con Silva servito ottimamente dal suo compagno, ancora Finazzer che Virtala che riprende il possesso del disco, fa girare bene, passa all'altro Virtala e viene in avanti sempre sull'auto di sinistra con Föstl che gli si fa sotto ed è Sölva adesso in questo momento che va a riprendersi il possesso del disco con Alström che butta fuori il disco dalla zona difensiva del Merano, però nessuno va a riprenderselo e quindi riparte di nuovo il Caldaro sempre con Virtala, Virtala che viene su da solo, fa un po', sembra fare un coast to coast e si gira dietro la porta ed è Weber adesso che va a dargli un po' di fastidio con Massar che va a contrastarlo, si mettono in avanti, vediamo se verrà fermato il gioco, i pattini sono tutti sul disco, si lotta con Weber che cade a terra e il Merano sembra che riesca ad uscire con il disco con Luca Ansoldi, Luca Ansoldi che in questo momento porta via il disco attaccato da Capitan Felderer, Felderer che poi lo lascia andare ed è Luca Ansoldi ancora che va a riprendersi il disco, gira dietro la porta però non riesce a trovare nessuno e Capitan Felderer per il Caldaro va a riprendersi il disco, ancora 13 secondi di superiorità numerica per il Caldaro con Virtala adesso che fa girare il disco, disco che però non arriva sulle stecche dei compagni e finisce addirittura nel terzo difensivo del Caldaro, Caldaro che però riparte in zona neutra, c'è un fuorigioco da parte del numero 28, così è ed era Finazzer che era finito in fuorigioco, quindi si deve riprendere con un ingaggio e le squadre comunque sono di nuovo al completo e quindi si deve riprendere con un ingaggio davanti proprio al penalty box del Caldaro da dove è appena uscito il giocatore penalizzato. Vediamo chi si porta sul disco d'ingaggio, Bastian Andergassen e Lombardi dall'altra parte per il face off, tutti pronti, ingaggio fatto, vince il numero 23 Lombardi che poi fa arrivare il disco verso Borgatello, Borgatello Jushak e Jushak viene poi contrastato dal numero 28 Finazzer e adesso è Andergassen che va a riprendersi il disco e fa ripartire l'azione dal terzo difensivo con Borgatello che perde addirittura la stecca e Jus fa un po' tutto da solo, viene in avanti, colpo col bastone proprio brutto da parte di Jus, un po' di frustrazione mi sembra da parte del numero 75 che se avesse colpito il giocatore gli avrebbe fatto anche male e adesso è Finazzer che comunque mette un attimo di pace nella situazione, si ferma dietro la porta, cerca di fare un lancio in profondità, c'è un icing, no, dice linesman che è stato toccato il disco, è ancora Jus che adesso fa ripartire l'azione con Andergassen che va a dargli una mano, Radin che gli si mette un attimino in mezzo e adesso è ancora
il Merano che fa ripartire l'azione sull'auto di sinistra con Platzer. Platzer che però non perde, non riesce a smarcarsi dal numero 14 Bastian Andergassen, e adesso ancora Caldaro che va in avanti, ma Disco che non esce dal terzo difensivo con Mitterer che cerca di lanciare in avanti, ma adesso è il numero 17 Volkan che fa un po' da pacere e ributta il disco in avanti verso Selva che però non riesce ad agganciarlo, ed è Finazzer adesso che va a dargli una mano. Ancora Selva che però deve rientrare nel proprio terzo difensivo, fa ripartire di nuovo l'azione con Selva, e c'è un fischio arbitrale e c'è un 2 minuti per un giocatore del Merano, mi sembra di capire, perché stava uscendo dai pali, era quasi arrivato in panchina Daniel Morandel, e Thaler va ad accomodarsi in panca puniti. Vediamo la mimica dell'arbitro, forse è aggancio o carica scorretta. Carica scorretta. Non sono riuscito a vederlo perché stavo guardando l'azione dall'altra parte, e mi scuso di questa cosa, ma fortunatamente ho sempre Claudio Rier qui al mio fianco che vede anche per me, e quindi e mi dai anche i consigli giusti, grazie Claudio. Prego. Si riprende di nuovo con un ingaggio, devono ancora decidere da che parte, se vanno a destra o a sinistra. Il linesman è posizionato sulla sinistra di Thomas Tragust, mi sembrava l'arbitro che volesse far riprendere a destra, non si è un po' capito. Comunque Virtala da una parte e mi sembra sia Lombardi dall'altra parte, Alstrom che fa il face off, vince l'ingaggio il Caldaro con Virtala adesso che fa giocare bene il fa girare bene il disco, tira dall'altra parte verso Felder, tiro di Felder e parata con il gambale da parte di Thomas Tragus, si è sentita fino qua sulla botta, era una sassata. Comunque ancora Caldaro in possesso del disco con Borgatello che va a dare un po' di fastidio, però è Virtala che prende il disco dietro la porta, adesso è Alstrom che lo farà girare, tirerà una sassata e così fa, e lo fa finire dall'altra parte della pista ghiacciata con Daniel Morandel che lo rispedisce in avanti. Riparte di nuovo il Caldaro con Capitan Felder, ed è una posizione di offside bella e buona da parte del numero 17, se mi sembra che sia lui, Michele Volkan, che è finito in offside, infatti non protesta neanche più di tanto, però insomma alla fine della questione la posizione di offside c'era. Vedo che sta un attimino parlando con Philip Beber, forse hanno da chiarirsi qualche cosa. Chiedo scusa, era Virtala con il numero 22, non era Michele Volkan. Ingaggio davanti al penalty box del Merano, Capitan Ansoldi e Virtala col 55 pronti per il face off in questo momento effettuato. Vince Luca Ansoldi l'ingaggio che ributta il disco in zona difensiva del Merano con Radina in corsa che lancia fuori il disco, nessuno riesce ad agganciarlo e finisce il disco sulla stecca di Daniel Morandel che ferma un pochino tutto e fa ripartire di nuovo l'azione sempre con il numero 22 Virtala che poi passa a Felder il capitano. C'è un intercetto da parte di Jushak e disco che finisce sulla stecca di Tragust e riparte di nuovo l'azione del Merano, anzi c'è solo un tiro in avanti da parte di Radin in zona difensiva, tentano di far passare i secondi giocatori di casa per non far sfruttare al meglio il power play, e c'è un icing come diceva giustamente Claudio visto da lontano, e quindi si deve icing da parte del Caldaro e quindi si deve riprendere con un ingaggio alla destra di Morandel. Vediamo, mi sembra Mitterer che sia l'uomo più pronto per andare a fare l'ingaggio, dall'altra parte è ancora Finazzer con il numero 20 pronti per l'ingaggio. Vediamo un attimino, scodellato il disco in questo momento, vince il giocatore di Caldaro che poi passa ad Andergassen che poi dopo passa a Felder e Virtala che riparte di nuovo, ripassa di nuovo da Felder. C'è un errore da parte di Felder che con un intercetto da parte di Mitterer che tira direttamente e in due tempi para Daniel Morandel, poi i due giocatori sia Felderer che Thomas Mitter si attaccano un attimino, non ho capito perché si è perché Mitter è andato per il rimbalzo che non aveva sotto controllo bene il disco, e il giocatore del Caldaro protegge il suo portiere giustamente e anche il capitano 91 Felderer, quindi giusto che lo faccia lui in primis. Riparte di nuovo l'azione con un ingaggio sempre alla destra di Morandel, Luca Ansoldi e Andergassen vince l'ingaggio in questo momento, disco che si ferma sulla stecca di Finazzer, ancora Bastian Andergassen pronto per far ripartire l'azione, dribbla Luca Ansoldi e riparte da solo da dietro la porta, serve Jus sull'auto di sinistra, vediamo se ci sarà qualche giocatore libero al centro, c'è Radin che va a dare fastidio, si lotta dietro la porta,
servito verso la linea blu per un giocatore che era ancora Virtala ma non è riuscito ad agganciare il disco. Adesso è Jushak che ha fatto ripartire in questo momento Merano di nuovo al completo, e è proprio Thaler che va a prendere il disco e cerca di lanciarlo in porta. Merano che dovrebbe riuscire a tenere il disco nel terzo difensivo. C'è una deviazione, quasi un'autorete da parte di Finazzer con il numero 28 che quasi beffava il suo portiere, ma è andata bene per i giocatori in casacca. Sì, il Caldaro in questi due minuti di powerplay non è riuscito a posizionarsi una volta in zona d'attacco del Merano. Infatti Merano che sta giocando bene nonostante delle penalità un po' stupide, passami il termine Claudio. Ma stupide, sai, sono queste situazioni, una partita di finali dietro di due gol, è un attimo che uno si lascia prendere un attimo da troppa foga, da... Chiaro, però magari da un giocatore come Thaler non ci si aspetterebbe. Ma sai, se cerchi di giocare anche fisicamente, prendi l'uomo, sicuramente l'uomo che non fa cariche non prende minuti. Tale è un giocatore fisico, cerca sempre di finire la carica, e ogni tanto un passo troppo veloce o una posizione strana dell'avversario che si gira all'ultimo momento, sei sicuramente soggetto a due minuti, diciamo così. Infatti tiro adesso di Alstrom che spacca addirittura la stecca. Dalla troppa forza, proprio fortunati, questa sera proprio la fortuna gira a favore del Merano in tutto e per tutto. Comunque Merano che adesso esce dal proprio terzo difensivo, nel frattempo era finito in zona difensiva il disco, adesso è Caldaro comunque che va a riprendersi il possesso del disco con Andergassen che però non riesce ad agganciare il disco, ed è Virtala che adesso rincorre il disco dopo che è stato ributtato nel terzo difensivo del Caldaro da Borgatello. Adesso però riparte l'azione di Andergassen che poi passa sulla destra al compagno di squadra, mi sembra che sia il numero 12 che non avevo ancora visto sul ghiaccio, del Jonas Oberhauser. No, c'era ancora, linea, sì, non l'avevo ancora, non ci avevo fatto, forse aveva fatto dei cambi brevi. Comunque Jonas Oberhauser che non tira direttamente in porta, ma c'è Thomas Tragust che para tutto e quindi ferma anche qui l'azione, e ingaggio alla sinistra proprio di Tragust con Mitterer e Finazzer pronti per il face off quando sono da giocare ancora 5:38 alla fine del secondo drittel, sempre 2-0 il risultato in favore degli ospiti del Caldaro. Disco che adesso finisce in zona neutra con Jushak che va a dare fastidio a Finazzer che non riesce a mantenere il possesso. Adesso è Föstl che va a riprendersi il disco, passa poi a Radin dall'altra parte, Radin che poi lo lascia verso Luca Ansoldi che glielo ributta sulla stecca e fa ripartire di nuovo l'azione. Luca Ansoldi che non riesce a mantenerne il possesso, adesso Caldaro che ributta dentro il disco con Sölva che però non trova nessuno, anche lanciando in profondità. Adesso è Borgatello che fa, Radin che fa ripartire di nuovo l'azione, adesso Virtala che ributta il disco nel terzo difensivo, ancora Föstl che va a riprenderselo, Capitan Felderer va ad attaccarlo, Jushak ancora che serve il numero 71, il capitano Luca Ansoldi, e nulla da fare, ancora in una maniera o nell'altra il Caldaro cerca di venire fuori, viene fuori in questo momento con Capitan Felderer che tira direttamente, ma c'è la stecca di Andreas Radin che butta il disco, fa salire il disco sulla rete di protezione e quindi si deve fermare di nuovo il gioco alla sinistra, e si riprenderà la sinistra di Thomas Tragus con un ingaggio. Mitterer pronto con Virtala dall'altra parte, il numero 55 pronto per il face off, vince il numero 12 l'ingaggio e fa ripartire di nuovo l'azione con Platzer che cerca di servire Thaler, lotta in balaustra, adesso ancora Platzer che serve il disco a Mitterer che è liberissimo, prova a fare un po' tutto da solo, fa un po' di slalom, tira direttamente ma il tiro è abbastanza telefonato e il blocker di Jushak non è abbastanza incisivo. Ancora il Merano comunque con Jushak che va a riprendersi il disco, cerca di servire al centro verso Platzer, cadono due giocatori tra cui anche uno è Platzer, e il disco che adesso finisce con una palombella sulla mano di De Donà che lo porta in avanti, ma poi perde l'attimo buono, ritorna indietro ed è Platzer che lo va ad attaccare, tiro adesso direttamente di De Donà ma non impensierisce più di tanto Thomas Tragus, però in questo momento era
Andergassen che ha cercato di servire verso il centro, verso il Mitterer, però che riparte di nuovo con l'azione, dribbla un paio di giocatori, serve verso Lucan Soldi che cerca di portarsi il disco vicino alla linea di porta, gira adesso dietro la porta, vediamo se troverà qualcuno di libero, prova a fare un po' tutto da solo, prova Föstl a tirare direttamente ma non c'è niente da fare ed è Mitterer che adesso poi si scontra con Daniel Morandel. I due si scusano, sicuramente non è stata una cosa volontaria, quindi vedo che nessuno va ad attaccare. No, piuttosto un terzino che ha spinto Mitterer. Infatti, comunque, noi commentiamo sempre molto. Spero. Sì, in ogni caso. Bella la partita, 3:23 da giocare ancora, sempre 2-0 per gli ospiti del Caldaro qui alla Merano Arena e ingaggio davanti alla panchina del Merano con Luca Ansoldi e Bastian Andergassen pronti per il face-off. Ingaggio in questo momento, vince il capitano Ansoldi che poi passa dietro il disco al Föstl che fa girare bene il disco lungo tutta la balaustra ed è Massar che adesso cerca di andare a prendersi il disco, ancora Andergassen, Bastian che va a cercare di portarlo via ma c'è Radin che poi lo ributta di nuovo in avanti, disco che non esce dal terzo difensivo, adesso è Massar che va a riprenderselo, serve in avanti verso Virtala che poi passa dall'altra parte verso Jonas e c'è il palo, veramente Merano graziato in questo momento, c'è stato un palo colpito dal giocatore del Caldaro a Thomas Dragus completamente battuto, adesso c'è Alström che tira e un altro palo per a testa, veramente a botta sicura, adesso è Mitterer che tira direttamente ma non riesce a colpire bene il disco, adesso però è Felder che viene in avanti da solo, si porta davanti alla porta e c'è un tiro di Finanzer che finisce però sulle reti di protezione, mi sembra che il disco sia finito fuori, è sparito, deve essere rimasto agganciato sulle reti di protezione, è uscito da dietro praticamente, quindi si deve riprendere con un ingaggio. 2:26 da giocare ancora qui alla Merano Arena, il secondo Drittel, quindi sarà meglio che non si sa dove è finito il disco, stanno perlustrando, anzi perquisendo Thomas Tragust e quindi alla fine della questione il disco secondo me è finito dietro alle reti di protezione, magari è caduto giù ma non si sono capacitati, pensavano che Thomas Tragust avesse trattenuto il disco da qualche parte dentro, magari nel corpetto. Però questa è una bella azione del Caldaro, un 3 contro 2 dove l'uomo al centro che era Virtala è stato lasciato da solo dal terzino che è andato diritto in porta e ha fatto questa bellissima azione. Sì. C'è ancora un terzo uomo del Caldaro in posizione alta, però era bellissimo il passaggio, un 1-2 e Radin penso che era che non è andato con Virtala e allora automaticamente ha ricevuto questo passaggio ed era da solo davanti alla porta. Infatti tiro adesso da parte del giocatore del Caldaro che però passa abbastanza lontano, ma ancora Caldaro che sta spingendo forte con Finanza che però perde il disco, passa poi, rimane a Jushak che poi fa avanzare Gellon che poi lascia verso Lombardi, ancora Jushak però che si ferma dietro la porta, viene attaccato molto duramente, qui anche ci potrebbe stare una penalità. C'è il tiro adesso da parte di Radin, era veramente una sassata fortissima, ha trovato proprio pronto Daniel Morandel, quindi nulla di fatto e gioco fermo di nuovo, si deve riprendere con un ingaggio, veramente una gran bella parata sugli scudi, complimenti e chapeau a Daniel Morandel che questa sera sta facendo vedere tutto il suo valore, anche se sono di marca meranese però mi sento di dire questa cosa perché veramente è veramente all'altezza della situazione il goli con la maglia numero 50. Adesso c'è un fallo di uomo in area, io sinceramente non l'ho visto, eventualmente noi che abbiamo la fortuna di poter rivedere il replay dell'azione magari forse un uomo in area c'era, però non mi sembrava, sto vedendo il replay, non c'era nessun uomo in area, è stato imputato l'uomo in area a Luca Ansoldi ma niente di fatto. Ingaggio davanti al penalty box del Merano, vince il Caldaro che fa ripartire la sua azione da dietro la porta, mi sembra di vedere Virtala pronto adesso a lanciare al fratello Virtala, all'altro Virtala, però il disco viene intercettato da Radin che poi lancia dall'altra parte verso Föstl che poi lancia verso Alström, però il più veloce è Luca Ansoldi che non riesce
a mantenerne il possesso, però disco che rimane sempre nel terzo difensivo con Virtala che si fa portare via il disco, e c'è un'altra parata da parte del portiere del Caldaro, e c'è una spinta sinceramente che mi sembrava potesse essere sanzionata, e c'è un braccio alzato, ma non credo che sia stata data una penalità a nessuno dei giocatori. Luca Ansoldi va a chiedere spiegazioni ai danni, c'è Massar che sicuramente spinge via il giocatore del Merano, ma non mi sembrava tutto abbastanza regolare. Luca Ansoldi è caduto su una spinta. No, adesso ho preso 2 minuti per protesta. Ecco, questo è quello che si ottiene a protestare, però effettivamente la spinta c'era ai danni di Luca Ansoldi proprio davanti alla porta. Col disco libero davanti, esatto, alla porta. Il disco libero davanti alla porta, lui è stato spinto via. Che dire? Prendiamo atto. 2 minuti di penalità a Luca Ansoldi per proteste, e quando manca 1 minuto e 15 secondi alla fine del secondo drittel ci sono alcuni problemi di formazione per il Caldaro, con Virtala che è rientrato di nuovo in panchina, e Caldaro che vince il lingaggio con Virtala che poi passa all'altro fratello Virtala, che poi va dall'altra parte verso Felderer, ancora Virtala, Felderer, vediamo se Felderer proverà a tirare, no, fanno girare bene il disco con Sölva che cerca di portare il disco di nuovo verso un compagno, ma è ancora Merano che viene fuori con Platzer, e adesso c'è un fischio arbitrale, vediamo, stecca alta, e ci sono 2 minuti di penalità ai danni di Borgatello? No. Borgatello ha subito il fallo. Quindi ci sono 2 minuti. Andato a far vedere il sangue. Ah, ok. E quindi una botta, speriamo che non abbia perso un dente o ci sia stato un coso, però mi sembra che non sono stati dati 2 minuti, solo fallo di stecca alta alla fine. Solo stecca alta. No. Abbiamo adesso la conferma che Sölva sta andando in panca puniti con il numero 10 per stecca alta, cioè il fallo di stecca alta, Claudio. Sì. Quindi, perché l'ha presa in faccia la stecca. Infatti. Non è la stecca alta in sé. Infatti. Quindi Sölva che si porta in panca puniti in penalty box per 2 minuti, quindi la partita finirà in 4 contro 4, dopo ci saranno ancora nel terzo drittel altri minuti di superiorità numerica. Merano adesso con Borgatello che tira direttamente e ancora trova l'ottima parata da parte di Daniel Morandel, che in 2 tempi ferma prima con la stecca e poi dopo ci mette sopra la pinza. Il tempo sta andando avanti, qui il tempo è andato avanti ancora, sta andando ancora avanti, c'è qualcosa che non va, dovranno far rivedere un attimino il minutaggio, perché stanno facendo partire il tempo i due cronometristi, non so di preciso cosa stia succedendo, se un errore tecnico o la mano troppo veloce che fa andare avanti il bottone del tempo. In ogni caso si dovrà recuperare, perché sono stati almeno persi circa 10 secondi se non ho visto male. Quindi adesso l'arbitro sta andando a parlare con i cronometristi, stanno recuperando, vediamo il tempo, però non può essere sicuramente 17, no, era sui 40, penso. Era sui 40 secondi, non può essere così. Eccolo qua, adesso ci siamo, vediamo se riusciamo a venirne fuori con i tempi qua, un po' di confusione questa sera, vediamo adesso. Ecco adesso forse ci siamo, sì. Abbiamo perso altri 2 secondi, comunque 39 secondi qui, come dice il cronometro, da giocare ancora, sempre 2-0 per gli ospiti qua del Caldaro sul Merano. Mi sa che c'è ancora da rettificare il tempo, perché dovrebbero essere 41 all'ultima misurazione. Comunque 41 secondi o 39 secondi, grossa differenza non ne sta facendo, faranno ripartire il gioco probabilmente un pochino più tardi. Adesso un giocatore del Merano è entrato su ghiaccio, ci ha provato Jushak, ma non poteva perché le mani dell'arbitro erano già abbassate, quindi ingaggio alla sinistra di Morandel con il Merano, con Thaler che non riesce a vincere l'ingaggio. Però Föstl adesso che va a fermare il disco in zona neutra, con Borgatello che va a dargli una mano, adesso cercherà di far ripartire l'azione il numero 50 che poi passa verso Platzer che gira dietro la porta, viene attaccato da Jus che lo butta giù, anzi da Volkan che lo butta giù, tiro direttamente e parata bella con il guantone da parte di
Daniel Morandel che ferma di nuovo il gioco. Era un bel tiro, però non particolarmente forte, però molto bello da vedere, e anche la parata molto bella da vedere con la pinza da presa da parte di Daniel Morandel. A mio avviso sarebbe andato anche fuori questo tiro se non sì, ci fosse arrivato. Era un tiro senza tante pretese. 18 secondi da giocare ancora alla fine del secondo drittel, sempre il risultato 2-0 qui alla Merano Arena per gli ospiti. Alstrom da una parte e dall'altra parte mi sembra il numero 14 Bastian Andergrasse con Borgatello che è andato a riprendersi il disco, tiro direttamente di Borgatello, però passa veramente molto alto sopra la traversa. Adesso è ancora Alstrom che poi passa, lascia il disco verso Jushak che prova a servire, tira direttamente in porta con Borgatello che adesso mancano ancora un secondo, e in questo momento suona la sirena della fine del secondo drittel. Quindi qui alla Merano Arena, quando sono stati giocati 40 minuti, due drittel di questa gara 3 di finale 2021, 2-0 risultato per gli ospiti, e io ridò la linea allo studio.
Eccoci qua, ben sì, ben ricollegati, terzo tempo in salita che Merano dovrà fare suo, perché se vuole portare a casa il bottino pieno questa sera deve adesso, passami il termine, tirare fuori gli attributi e quindi deve un attimino venire fuori. Comunque in ogni caso la partita riprenderà adesso fra una trentina di secondi, forse l'Icemeister o l'uomo del ghiaccio ha dato un pelo di acqua in più e quindi il ghiaccio è ancora bagnato, comunque le squadre stanno ancora un attimo aspettando. Ti confermo che al momento si giocherà ancora per circa un minuto in 4 contro 4, anzi forse qualche cosina di meno, comunque in ogni caso siamo tutti pronti. Bene, grazie della linea anche per Radio Village Network e Stefano che è in regia questa sera, ottima regia come sempre, e quindi siamo pronti. La sirena della fine del tempo di pausa è finita, siamo tutti pronti per il face off, stanno ancora un attimo aspettando, forse dietro la porta del Caldaro c'è ancora un po' di acqua che deve essere o si deve asciugare tra virgolette. E siamo tutti pronti, vedo che comunque nessuno si porta sul disco di Face Off, ecco in questo momento si porta per il Merano per il Merano Mitterer e per il Caldaro molto probabilmente sarà Virtala a fare l'ingaggio per iniziare il terzo drittel e decisivo per questa gara 3 di IHL di finale, di fase finale, al meglio delle 5 gare. Pronti, Virtala con Mitterer che dà alcune indicazioni, vince l'ingaggio, anzi no, non riesce però a mantenere il possesso del disco che è sulla stecca di Virtala, l'altro Virtala che si porta dietro la porta con Thaler che va a rincorsa ma nulla da fare, ed è Virtala, l'altro Virtala che va a riprendersi il disco sulla blu con Felderer, Capitan Felderer che perde la marcatura e c'è un tiro direttamente da parte di, se non sbaglio, Volkan. Di Virtala che però passa sopra la porta, e Merano che adesso esce dal proprio terzo difensivo, Thaler che è stato raggiunto dal disco ma non è riuscito a mantenerne il possesso, ed è Felderer, Capitan Felderer, che adesso per il Caldaro che ributta fuori il disco con Andergassen che va a riprenderselo ma niente di fatto, ancora Caldaro in possesso del disco con Andergassen che va nel terzo difensivo ma è Radin che ci mette una pezza, rientra in questo momento Luca Ansoldi dalla penalty box ed è Alstrom in questo momento che riprende il disco, c'è un fuorigioco proprio di Luca Ansoldi che è entrato quel attimino prima nel terzo difensivo del Caldaro e quindi nulla da fare e si deve riprendere con un ingaggio davanti alla panchina degli ospiti in casacca rosso-nera questa sera, anche c'è stata anche la rima.
riprende il gioco di nuovo, c'è ancora un po' di pallottamento, l'arbitro non ha ancora abbassato la mano, quindi i giocatori hanno ancora cambiato, ci sono ancora 3 secondi di superiorità numerica per il Merano. Ingaggio adesso di Alström che passa poi all'altro, ad Oscar Alström, che poi lancia il disco verso Radin che lo lancia direttamente, c'è il tiro direttamente di Luca Insoldi, però viene colpito un giocatore e mi sa che si è fatto anche piuttosto male, povero, perché ha preso proprio un disco all'altezza del polso, ed è il numero 17 Volkan che ha preso un disco probabilmente sul polso, però è rientrato in panchina, speriamo niente di grave. Merano che adesso comunque fa di nuovo su all'azione, fa ripartire l'azione da dietro la porta con Alström che tira direttamente in profondità, cerca di servire qualcuno, ma è Virtala che va a riprendersi il disco, serve poi Felder che poi serve Sölva che tira direttamente ma non trova lo specchio, ed è Felder che su ribattuta ritira di nuovo, ma è ancora Merano che viene fuori con Alström che prende il disco ma poi lo molla lì e va a cambiare con il compagno di squadra. Ancora Caldaro che fa ripartire l'azione dal proprio terzo difensivo con il numero 55 Virtala che si ferma, non perde la marcatura di Borgatello. Adesso c'è un tentativo di servizio verso Dedonà, ma Dedonà non riesce ad agganciare il disco, ed è Mitterer che riparte dal centro con Felder che lo attacca, gli porta via il disco. Adesso sarà meglio che Mitterer esce subito dal campo perché ha perso il guanto e quindi non potrebbe giocare, infatti così è, subito si porta in panchina e entra al posto suo Lombardi che non riesce a buttare fuori il disco dal terzo difensivo. È Virtala adesso che tira direttamente ed è Platzer che fa ripartire di nuovo l'azione, lancia in profondità con Cappuccio che va alla rincorsa con Finazzer che va a dargli ancora una mano, è proprio il numero 28 Finazzer che fa ripartire di nuovo l'azione del Caldaro, tentativo di servire Bastian Andergassen ma niente di fatto, ancora però Bastian Andergassen che non molla il disco, va a riprenderselo anche se era stato attaccato da Weber che poi ritorna un po' indietro, ma disco che finisce in profondità sulla stecca di Morandel che poi fa ripartire l'azione ancora su Andergassen e che poi lascia sfilare verso Oberau che non riesce a mantenere il possesso. Ancora Bastian Andergassen che da tutte le parti del ghiaccio lo vedo da tutte le parti. Ancora Radin adesso che va a contrastare, però è Virtala con il 22 che va a riprendersi il disco. Adesso è Radin comunque che prende un tiro proprio di Virtala e va a far ripartire l'azione dal proprio terzo difensivo. Serve Jushak sulla blu dall'altra parte della pista ghiacciata con Alström che va a riprendersi il disco, tenta di servire Gellon che però non mantiene il possesso del disco, e Caldaro che riparte di nuovo con Virtala che cerca di lanciare qualcuno ma non c'è nessuno che possa prendere il suo passaggio, ed è Alström che però si fa anticipare da Finazzer che cerca di portare in avanti il disco, adesso lo riesce a prendere in questo momento, ma è adesso Luca Insoldi su un uno contro uno, qui c'è una penalità ai danni di un giocatore del Merano, mi sembra. First Claudio, tu hai visto qualcosa? No, vedo che c'è Alström che va a portarsi in panca puniti, e quindi ci sono 2 minuti di penalità per colpo con il bastone, mi sembrava trattenuta della stecca, non l'ho visto, però se l'ha visto l'arbitro io sinceramente non sono riuscito a vederlo. Quindi Caldaro in power play per i prossimi 2 minuti, sono da giocare ancora 16-09 alla fine del terzo drittel della partita. Tiro direttamente di Felder verso Thomas Tragust ma devia con molto lentamente il disco, ma ancora Felder che fa girare bene il disco verso Virtala verso l'altro Virtala, ancora il numero 22 Virtala che si passano il disco verso Felder che adesso non riesce a mantenere il possesso del disco dentro nel terzo difensivo del Caldaro e fa un po' tutto da solo in zona neutra, ma si fa soffiare il disco da Christian Borgatello che poi dopo non riesce a mantenere il possesso, e Fessel che si butta addirittura per terra, ma ancora Virtala che poi passa ad altro fratello Virtala e Felder che tira direttamente, e c'è l'ottima parata da parte di Thomas Tragus che si accartoccia sul disco su tiro di Virtala, una sassata però insomma non particolarmente pericolosa, tiro abbastanza centrale e Thomas Tragus si accartoccia. Quindi ingaggio alla destra proprio di Thomas Tragus con Finazzer da una parte e dall'altra parte capitan Luca Insoldi, tutti pronti per il face off. Vince l'ingaggio il numero 20 Finazzer che poi passa all'altro Finazzer, il numero 28 che tira direttamente in porta, ma il tiro era anche abbondante, non abbondantemente però un po' fuori dallo specchio della porta, ma
ferma di nuovo il gioco Thomas Tragos con la pinza e fa ripartire di nuovo con un ingaggio. Sempre Finazzer per il Caldaro e dall'altra parte Luca Ansoldi per il Merano, tutti pronti per il face-off, disco gettato sul ghiaccio in questo momento. Vince Luca Ansoldi che poi passa a Föstl che lancia il disco facendolo rotolare lungo la balaustra fino dall'altra parte della pista ghiacciata. Adesso c'è Luca Ansoldi che perde l'attimo buono, poteva quasi buttare il disco in porta ma ha perso proprio il momento buono, quindi riparte di nuovo l'azione del Caldaro con Andergassen che va a prendersi il disco davanti alla porta, ma adesso è ancora Föstl che va a ributtarlo di nuovo fuori, ma Andergassen si rimette di nuovo in mezzo con Borgatello che ci mette l'esperienza e fa ripartire di nuovo l'azione, ma adesso è Finazzer ancora che va a disturbare con Jushak che va a dare una mano, ancora Finazzer che si mette un po' in mezzo e ancora Borgatello che ci mette una pezza e ributta fuori il disco dal terzo difensivo. Ancora 25 sono i secondi da giocare in PK per il Merano e Caldaro che riparte di nuovo con Virtala e c'era un offside grande come una casa ma non è stato segnalato, anzi vedo il linesman che allarga le braccia per dire che non era offside, ma comunque loro sono sul ghiaccio e quindi non possiamo dire assolutamente nulla. Disco che finisce sulla stecca di Florian Massar che cerca di far ripartire dal proprio terzo difensivo, in questo momento finisce la penalità ad Alstrom che va subito prontamente a riprendersi il disco, cerca di servire proprio Thaler che poi non riesce ad agganciare il disco e c'è una posizione di offside di Platzer, se non ho visto male, vero icing. Claudio? Ah, icing, ok, non è riuscito, mi sembrava che era riuscito a toccarlo, no, ma forse era già in... comunque Claudio, occhio esperto e attento più del mio, dice che è icing e così è. Virtala per l'ingaggio sulla, alla destra di Tragost, vince però il giocatore meranese l'ingaggio con Weber che adesso cercherà di buttare fuori il disco e vedere di servire qualcuno dei suoi compagni, ma è De Donà che lo intercetta ed è Platzer adesso in questo momento che fa ripartire l'azione ma non riesce a servire nessuno, ancora con Virtala che lancia dall'altra parte verso Massar, ma Massar cicca il disco e non riesce a passare a uno dei suoi compagni. Adesso fa ripartire l'azione Radin che poi passa a Thaler che poi passa a Gellon e disco che finisce però sotto la pinza da presa di Daniel Morandel. Ci sono dei fischi arbitrali e un paio di auguri tra Thaler e il giocatore con la maglia numero 20, mi sembra che sia Finazzer. Così è, ma non sono state prese delle punizioni per nessuno, quindi sono stati solo degli auguri amichevoli e quindi si deve riprendere con un ingaggio alla sinistra proprio dell'estremo difensore Morandel con Lombardi da una parte e proprio il numero 20 Finazzer pronto per l'ingaggio. Vince il Meranese l'ingaggio con Jushak che adesso porta in giro il disco e tiro direttamente in porta, ma c'è ancora un ottimo Daniel Morandel che ferma il disco e lo blocca in due tempi con la pinza sotto, lascia il disco sotto la sua pinza e quindi ferma di nuovo il gioco. Ingaggio ancora alla sua sinistra, cambio delle linee per il Merano, vediamo, probabilmente si porta Luca Ansoldi da una parte per il Merano per l'ingaggio e mi sembra ancora Finazzer con il numero 20 dall'altra parte pronto. Vince ancora il Meranese, c'è un fischio arbitrale e c'è una mano alzata, c'è un primo come si dice avvertimento, ecco, non mi veniva la parola, per Luca Ansoldi questa volta si deve ripetere l'ingaggio, tutti pronti. Vince questa volta il giocatore di Caldar con Volkan che fa passare il disco dietro alla porta e Stablum adesso che cerca di agganciare il disco ma non riesce ad arrivarci ed è Borgatello che ci mette una pezza, rilancia di nuovo il disco verso Stablum che lo rifà ripartire sulla destra con Luca Ansoldi, ancora in due li si fanno sotto e lo chiudono egregiamente, quindi non lo fanno giocare, e ancora Caldaro che fa ripartire la propria azione con Felder che poi passa verso il centro, verso un giocatore del Caldaro che è Sölva che poi va a cambiare la linea. Adesso c'è una penalità, c'è uno sgambetto ai danni di Alstrom, questa sicuramente c'era di penalità, se non davano questa sarebbe stato veramente grave la situazione. Quindi Felderer con il numero 21 che si reca in penalty box per scontare i due minuti. Mi sento di dire senza guardare la mimica dell'arbitro che siano due minuti per aggancio con il bastone. Vediamo un attimino cosa dice lo speaker di campo, ma sicuramente è questa la motivazione.
Mitterer pronto per l'ingaggio, dall'altra parte mi sembra Virtala con la maglia numero 55 pronto per il sgambetto. Allora Claudio mi corregge, giustamente sgambetto hanno detto gli arbitri, mi sembrava più che altro un aggancio con il bastone. Comunque assolutamente 2 minuti di power play per il Merano, con Beber adesso che aggancia il disco e anzi ne perde l'aggancio sulla blu, con Felderer, Capitan Felderer che va a disturbarlo per portargli via il disco, anche se sono in inferiorità numerica i giocatori del Caldaro viaggiano veramente velocissimo con Mitter che lancia direttamente Thaler che non riesce ad agganciare il disco e ribadirlo in porta, però ancora Merano che adesso si piazza bene, fa girare il disco verso Mitterer, Radin vediamo se gli ripassa il disco, lo ripassa a Mitterer ancora Thaler, Mitterer, fanno girare bene il disco nel terzo difensivo del Caldaro, giocatori in casacca bianconera, tiro di Radin e c'è una deviazione, ma è ancora Beber che va a riprendersi il possesso, lancia in profondità ancora verso Mitterer che perde l'attimo buono, va a dargli però una mano Alstrom se non mi sbaglio, no è Platzer va a dargli ancora una mano e quindi disco che finisce sulla stecca però di un giocatore del Caldaro, si bloccano un po' tutti in balaustra, c'era veramente un brutto colpo col bastone da parte di Felderer che non è stato sanzionato, adesso è Caldaro che viene fuori, c'è solo un difensore, un 2 contro 1, ma Radin cerca di venire giù e blocca tutta la situazione, non c'è penalità, poteva starci una trattenuta ma non è stata data la penalità, e Merano che viene fuori di nuovo dal proprio terzo difensivo con Lucansoldi che gira sull'out di destra, vediamo se girerà dietro la porta, si fanno sotto in due, vediamo, è Borgatello, tiro di Borgatello direttamente, rebound ma su rebound non riesce ad approfittarne nessuno, e ancora adesso Jus che ributta il disco nel terzo difensivo del Merano con Tragust che esce ed è Jushak che va a riprenderselo e far ripartire di nuovo l'azione con Alstrom adesso sull'out di sinistra che cercherà di trovare qualcuno al centro, 2 secondi ancora di superiorità numerica, vediamo cosa ne viene fuori, ancora Merano che fa girare bene il disco con Alstrom e l'altro fratello Alstrom che passano un pochino il disco, adesso è Jushak che passa il nuovo Alstrom, Borgatello che mantiene il possesso del disco, c'è la deviazione e disco che si ferma sotto, ma proprio sotto Daniel Morandel che l'ha visto arrivare all'ultimo momento, ci si è seduto sopra e quindi nulla di fatto, risultato che non cambia qui alla Merano Arena quando sono da giocare poco più di 10 minuti, esattamente 10 minuti e 28 secondi alla fine del terzo drittel di questa gara 3, sempre con gli ospiti di Caldaro in vantaggio per 2-0. Lombardi pronto per il face off alla sinistra di Morandel, dall'altra parte mi sembra ancora Finazzer che non riesce a vincere l'ingaggio, c'è un tiro di Radin che prende su una gamba Sölva che risente un pochino del colpo però rimane ancora sul ghiaccio, c'è un giocatore che è senza un guanto mi sembra di vedere perché ne è stato buttato via uno, non so chi sia ma no, non potrebbe neanche giocare, quindi ha cambiato, perfetto, disco che è ancora sulle stecche dei giocatori del Merano con Stablum che cerca di lanciare in avanti, lancia adesso in questo momento verso Radin che cerca di lanciare in profondità, adesso è Gellon che fa girare il disco, passa verso Lombardi ancora con Lucansoldi che va a riprendersi il disco, giocatore che viene attaccato da Volkan, tiro direttamente e c'è ancora una deviazione, un tiro, una sassata da parte di Radin dalla blu ma passa ancora abbastanza lontano, disco che adesso finisce ancora sulla stecca di Radin dopo averlo fermato con la mano e adesso è Volkan che sbroglia la matassa e lancia una palombella verso Sölva che prova a lanciare in avanti il disco ma ancora Lucansoldi che riprende il disco nel terzo difensivo con Massar che gli si fa sotto, Massar che gli porta via il disco, ci riesce adesso con l'aiuto di Capitan Felderer che lancia in avanti verso Jus che però perde l'attimo buono e Merano che riparte di nuovo dal proprio terzo difensivo, disco che adesso doveva andare sulla stecca di Alstrom ma nulla di fatto e ancora Lucansoldi che va a metterci una pezza con Borgatello che lancia verso dietro, tiro direttamente e ancora ennesima parata di parte di Daniel Morandel che blocca il disco nella sua pinza da presa e quindi ferma di nuovo il gioco e si deve riprendere con un ingaggio proprio alla sua sinistra. 8:55 da giocare, sempre 2-0 il risultato che premia al momento gli ospiti di Caldaro. Tutti pronti per l'ingaggio, Mitterer da una parte e Virtala se non mi sbaglio che è dall'altra parte, sì col numero 55 Virtala pronto per il face off, vince questa volta il numero 55 che poi passa a Finazzer con il 28,
che però nel tentativo di lanciare il disco trova solo la stecca di Borgatello che poi dopo non riesce a mantenere il possesso, e Disco che finisce nel terzo difensivo. C'è un intercetto da parte ancora di Virtala che poi lascia a Felder che fa un po' tutto da solo, tira direttamente ma non trova lo specchio della porta. Felder, giocatore del Caldaro, e quindi fa ripartire di nuovo l'azione del Merano dopo essere andata sulle balaustre. Adesso è Platzer che lotta in balaustra con Volkan, che però si fa portare via il disco, ed è Virtala ancora che lo rilancia in avanti. Ancora il numero, ancora Stablon che riprende il disco, fa ripartire di nuovo l'azione con Mitterer che poi passa a Platzer che non riesce a agganciare il disco, e Disco che finisce nel terzo difensivo del Merano, ancora con Stablon che va a riprendersi il disco, subisce una carica da parte del giocatore del Caldaro che era Oberau, che ancora il Merano che cerca di far ripartire l'azione. Un po' di nervosismo sulla panchina del Merano, ci sono stati un paio di cambi non troppo fortunati, e Merano che comunque viene fuori dal proprio terzo difensivo con Radin che fa un po' tutto da solo, ma è Massar che riprende il disco e lo ributta indietro, ed è addirittura Capitano Soldi che rientra e va davanti alla porta, passa poi verso Radin che poi si fa intercettare il disco da Oberau che cade, però sembra che si sia fatta male, ma non c'è nessuna penalità. L'arbitro chiama subito il medico dentro del Caldaro, ma non mi sembra che si possa essere particolarmente fatto male, però insomma in una maniera o nell'altra giusto che vengano portati i soccorsi al giocatore del Caldaro, che è il numero 12 Jonas Oberau, che comunque prontamente si rialza e si riporta di nuovo nella sua panca puniti. Ha qualcosa da dire ai giocatori del Merano? Un po' di sfottò, ma niente di più. Adesso lo portano fuori i giocatori lo staff del Caldaro porta fuori il giocatore Oberau che aveva qualche cosa ancora da ridire, comunque nulla di fatto, e si riparte con un ingaggio davanti alla panchina del Merano. Alstrom e Virtala pronti per il face off, vince Virtala l'ingaggio che poi dopo passa verso Föstl verso Borgatello Ansoldi che cerca di venire in avanti, Disco che rimane sulla stecca di Alstrom che però non riesce a fare nulla e non può far altro che vedere il disco che riparte dall'altra parte della pista ghiacciata verso Luca Ansoldi, tiro di Luca Ansoldi, parata ancora di Daniel Morandel, e su rebound non ne approfitta nessuno, però ancora azione molto viva da parte dei giocatori di casa, ancora con Alstrom che fa girare il disco, passa al fratello, riesce a prendere il disco l'altro fratello Alstrom, e adesso è Luca Ansoldi che lo fa girare ancora bene verso Borgatello verso il centro, e c'è il tiro in come se fosse un tiro tennistico di Alstrom, ma non ancora ci mette una pezza Daniel Morandel, e adesso Disco che finisce sulla stecca di Thomas Tragus sul lancio, c'è una carica ai danni di Borgatello da parte di De Donà che non viene sanzionato, e quindi riparte di nuovo l'azione, riparte del Caldaro con Luca Ansoldi adesso che va a riprendersi il disco, con Finazzer che va a dargli un po' di fastidio. 6 e 18 da giocare ancora per la fine di questa partita, con Mitterer che era stato visto per un bel passaggio ma non riesce ad agganciare il disco, ed è il Caldaro ancora che riparte con Felderer che poi ripassa in avanti verso, se non mi sbaglio, Oberau che perde di nuovo il disco, con Mitterer che riparte di nuovo, fa ripartire bene l'azione verso Platzer che torna indietro e fa ripartire l'azione attraverso Radin che lascia il disco a Thaler che lo lascia scorrere, e vanno in tre in balaustra a cercare di prendere il disco, vediamo se verrà fermata l'azione o meno. C'è Thaler adesso che è riuscito a recuperarlo, passa poi verso Radin poi verso Borgatello che tira direttamente, c'è una deviazione anche qui abbastanza sfortunata, c'è una mano alzata, vediamo chi sarà il penalizzato, un giocatore del Caldaro mi sa che è stato penalizzato perché c'era Mitterer pronto per effettuare il rebound, e quindi vediamo a Mitterer hanno dato 2 minuti, mi sa che è Thomas Mitterer con il numero 12 che va ad accomodarsi in penalty box, e così si apre la porta. Mi sento di dire che questa è una cosa abbastanza vergognosa, perché è stato buttato giù il giocatore del Merano con il numero 12, è stato buttato giù davanti alla porta ed è lui il penalizzato. Comunque in ogni caso noi dobbiamo
attenerci a quello che dice il capo arbitro, e quindi 2 minuti di penalità al numero 12 Mitterer per trattenuta, se non mi sbaglio Claudio, sia la motivazione. Ingaggio alla sinistra. Non l'avrei capita la motivazione. Ingaggio alla sinistra di Thomas Stragust. Ho cercato anche attraverso l'ottima regia di Leonard Herb di vedere sul monitor cosa possa essere successo, ma è stato proprio buttato per terra il giocatore del Merano e la penalità l'ha presa lui. Pazienza. Riprende di nuovo il gioco. Gioco che adesso finisce con il disco che è sulle reti di protezione. E quindi si deve riprendere con un altro ingaggio, anzi è proprio finito fuori dalla pista ghiacciata, non si è neanche fermato sulle reti di protezione, quindi si deve riprendere con un altro ingaggio sempre alla sinistra di Thomas Tragus, con Silva da una parte e Alstrom dall'altra parte per l'ingaggio. Vince questa volta Alstrom con Föstl che va ad agganciare il disco, cerca di buttarlo fuori, però si interpone anche Silva che va a dare un po' di fastidio. Adesso c'è Föstl che lancia, anzi Burgatello che lancia il disco direttamente proprio sulla stecca di Daniel Morandel, che la ferma e fa intervenire il suo compagno che è Virtala che poi passa a Felderer che lancia sul... Qui c'è un fuorigioco grande come una casa, ma non è stato segnalato neanche questo. In ogni caso, gioco che è ritornato di nuovo nel terzo difensivo del Caldaro con Silva che fa ripartire di nuovo l'azione, che troverà adesso alcuni giocatori pronti per sfruttare questo power play. Adesso c'è un fischio arbitrale, non ho capito che cosa sia successo. Virtala ha tirato fuori il disco. Ah ok, quindi potrebbero esserci 2 minuti. No. Ha tirato in porta, beccato la balaustra, è uscito, okay. Ingaggio fuori dalla zona. Bene, ingaggio fuori zona come dice Claudio. 4:34 da giocare, sempre risultato che vede gli ospiti in vantaggio per 2-0. Adesso c'è un fischio arbitrale, fanno spostare i giocatori più lontano dal disco d'ingaggio. Adesso vince il Caldaro l'ingaggio con la stecca di Morandel che serve dall'altra parte Finazzer che poi serve dall'altra parte verso Massar che gli ripassa di nuovo il disco. Adesso ovviamente i giocatori del Caldaro a 4 minuti e 20 dalla fine cercano un attimino di perdere tempo, ovviamente, e fanno anche bene da un certo punto di vista. Quindi in ogni caso adesso c'è stato un errore di Massar che invece di servire in avanti ha preso il suo compagno di squadra, interviene Luca Ansoldi che poi si fa dare una mano anche da Jushak, ma è Jus che fa ripartire di nuovo l'azione con il numero 4 Massar che va in avanti sull'out destra, tira direttamente, ma c'è ancora la stecca da parte il guantone di Thomas Tragos e quindi fischio arbitrale, e si riprenderà con un ingaggio alla sinistra dell'estremo difensore meranese. Claudio, non particolarmente fortunati. No, sta sera. Giocando quasi solo il Merano, ma logicamente il Caldaro fa quello che deve fare, di alleggerire il gioco, di non avere il disco in zona, e non sta entrando il disco. Comunque penso che il terzo tempo è stato quasi tutto di marca meranese, sì. Quasi sempre in zona del Caldaro, ma infatti non è entrato un gol. Assolutamente. Alstrom adesso che passa verso Radin che entra in terzo difensivo, tiro direttamente e ennesima parata di Daniel Morandel. Adesso Caldaro che viene fuori di nuovo, ancora 18 secondi di superiorità numerica con Felderer che non riesce ad agganciare il disco per ribadire direttamente in porta. Adesso è Alstrom che lo butta fuori dal proprio terzo difensivo, fa passare un po' di tempo, però passa il tempo anche per il Caldaro che è sempre in vantaggio in questa gara 3. Caldaro che adesso viene fuori dal proprio terzo difensivo, e adesso Mitterer che rientra sulla pista ghiacciata con Finazzer che va a riprendersi il disco, ed è Beber che lo contrasta ancora, il numero 50 Borgatello che cerca di ributtare fuori il disco, trova Beber che adesso butterà il disco fuori zona neutra con Platzer che va a riprendersi il disco, cerca di ributtarlo di nuovo fuori, ma niente di fatto, e Caldaro che fa ripartire di nuovo l'azione. Non c'è un tocco, non c'è neanche icing, quindi si deve riprendere, anzi con Beber che fa ripartire di nuovo l'azione. Serve Platzer qua sotto la nostra postazione sull'auto di sinistra con Borgatello che va ad agganciare il disco, con Radin che tira una sassata che passa sopra la porta e fa veramente parecchio rumore, ma non
fa l'effetto sperato. Adesso è Radin che va a riprendersi di nuovo il disco o va a contrastare Jus che serve al centro verso Andergassen, ma Andergassen il disco viene contrastato. Adesso c'è Mitterer che cade per terra, viene contrastato anche lui sempre da Bastian Andergassen, con Jus che va a dargli una mano, e disco che adesso finisce sulla stecca di Radin. In questo momento esce il goalie del Merano, quindi 6 contro 5 quando mancano 2 minuti ancora da giocare alla fine della partita. Pronti adesso, tutti si stanno sistemando, stanno un po' perdendo un po' tanto tempo, quindi 6 contro 5 la partita adesso con 6 giocatori sul ghiaccio. Adesso è Felder che va a prendersi il disco, prova a tirare ma non trova lo specchio della porta, ed è Luca Ansoldi che riparte di nuovo e fa un'azione. C'è una penalità di 2 minuti di penalità, è fuori il portiere direttamente e tocca il gioco dovrebbe essere fermato, perché infatti così è, perché ha toccato Daniel Morandel. Quindi quando mancano 1:35 da giocare ci saranno 2 minuti di penalità proprio per Capitan Felder, per aggancio con il bastone, mi sembra la motivazione. Non l'ho vista, Claudio, tu neanche hai visto? Io non ho seguito, ho seguito l'azione, perso il gancio, non l'ho visto, mi sembrava aggancio con il bastone. Comunque adesso vediamo se l'allenatore del Caldaro chiamerà un gioca in 6 contro 4, ha lasciato fuori ancora Thomas Tragust dai pali, quindi vediamo cosa succede. 6 contro 4 per 2 minuti di penalità. Felder, Capitan Felder, che finirà la sua gara in penalty box. Tiro di Jushak direttamente, c'è la stecca da parte di Daniel Morandel ancora che blocca il tiro. Adesso però ancora Merano che fa girare bene il disco con Borgatello, Jushak, tiro di Jushak e ennesima parata con la pinza da presa da parte di Daniel Morandel, che veramente sta tenendo in una maniera impressionante questa gara e la sua rete inviolata. 1:21 da giocare ancora, quando si arriverà fino alla fine della partita senza che il Capitan Felder rientri sulla pista ghiacciata. Ingaggio adesso ancora del numero 68, c'è ancora un avvertimento ai danni di un giocatore del Merano, mi sembra per un ingaggio non effettuato in maniera corretta. Vediamo di nuovo ancora Alstom pronto da una parte, convirtala dall'altra parte, disco che finisce sulla stecca di un giocatore del Caldaro, ed è Jushak che va a riprendersela con Bastian Andergassen che va ad attaccare. Adesso è Luca Ansoldi che poi passa, si tiene il disco, si piazzano i giocatori del Merano, vediamo se riusciranno a venirne fuori con Plazzer, tiro direttamente, adesso è Borgatello che ci prova, e c'è la rete di Christian Borgatello, risultato raddrizzato intanto per il Merano, 2-1 ancora quando mancano però solo 58 secondi alla fine della partita. Va a finire così, questa è la terza partita che finisce per 2-1, però insomma il più lesto è stato veramente Borgatello, che altro non ha potuto fare che buttare, c'era tanto traffico davanti alla porta di Daniel Morandel e nulla poteva fare l'estremo difensore per fermare questo tiro. Adesso vediamo che si riprende con un face off con Finazzer da una parte e dall'altra parte Alstrom pronto, è rientrato in porta subito Thomas Tragus, vinto l'ingaggio, esce subito Tragus e rientra sul ghiaccio Thaler. C'è un fischio arbitrale e non ho capito quale sia il motivo per il fischio arbitrale, però si deve riprendere con un ingaggio alla sinistra di Daniel Morandel. Tutti pronti con Finazzer e Alstrom, goli fuori ancora per il Merano. Ingaggio vinto ancora dal Merano, ancora Borgatello che va a prendersi il disco, Jushak tira e il disco passa a poco dalla porta, però ancora Merano con il disco in possesso verso Borgatello che poi passa verso Alstrom che prova il tiro ancora, e c'è ancora l'altra parata con Thaler, adesso è Jushak che passa poi verso Borgatello, ancora Alstrom, Borgatello, tiro, e c'è la rete! Però il tiro di Borgatello è una sassata, quindi quando mancano 26 secondi alla fine della partita rimessa in piedi nel giro di pochi secondi, nel giro di 30 secondi, 2 reti, e quindi vediamo cosa succede. Io sono stato forse troppo precipitoso a dire che la partita sarebbe finita per 2-1.
Comunque sicuramente dalla parte mia sono contento che Merano abbia segnato, anche se veramente Caldaro ha condotto questa partita. C'è anche da dire che il Merano, il Caldaro nel terzo difensivo del Merano non si è visto questo terzo tempo alla fine della questione. Quindi ancora Merano il Caldaro in possesso di disco con Felder, adesso c'è una penalità, due minuti a first, e questi non ci volevano sicuramente. Tiro di e c'è la rete! C'è la rete da parte del Caldaro, 3-2 a 13 secondi, c'era segnalata una penalità ai danni di Fessel, che avrebbe dovuto scontare due minuti di penalità dentro nel terzo difensivo. C'è il tiro, veramente mi sembrava di Virtala, se no, non sbaglio, Massar. Di Florian Massar, e quindi gol del Caldaro. Caldaro ancora in vantaggio quando mancano 13 secondi alla fine della partita. Vediamo cosa succederà. Credo che in 13 secondi, per questa volta non dico più nulla, non ribadisco più niente per questa partita, perché nel giro di 30 secondi, anzi 50 secondi, tre reti. Ancora esce dalla porta Thomas Tragust, c'è un altro fischio arbitrale per icing, e c'è adesso si attaccano un pochino i giocatori tra Thaler e c'è una penalità ai danni di un giocatore, c'è anche Virtala Thaler, che ci si mette in mezzo, ancora Thaler che va a prendersi un paio di scorloni, passatemi il termine non proprio okeistico, però insomma un paio di botte, però niente di particolare. Adesso vedo che Thaler si va a portare in panca Puniti, vediamo se ci sarà anche una decisione arbitrale verso un giocatore del Caldaro. Mi sembra proprio di no, si apre solo la penalty box del Merano, e quindi credo che a questo punto, con un ingaggio alla destra, se non sbaglio, di Thomas Tragust, la partita possa considerarsi anche finita. Mancano 6 secondi e 7 decimi alla fine del terzo drittel della partita. A meno di grossi miracoli non credo succederà più nulla. Comunque assisteremo ancora a un ingaggio tra Mitterer e Virtala. Vince Mitterer l'ingaggio, disco che adesso viene trattenuto dai giocatori del Caldaro, e in questo momento finisce la partita con il disco che finisce fuori. E per la seconda volta in queste finali di Ice Hockey League il Caldaro espugna la Merano Arena, e questa volta con il risultato di 3-2. Quindi io per il momento vi saluto, ringrazio Claudio Rier che mi è stato molto buona vicino e mi ha dato una mano e ha avuto anche gli occhi per me. E io a questo punto ridò la linea allo studio e ci risentiamo a questo punto per gara 4 giovedì, praticamente fra due giorni. Un saluto a tutti e una buona serata qui dalla Merano Arena.